Sono sbarcati ieri sera i migranti dalle due navi delle ONG ancorate nel porto di Catania. A Lampedusa una giovane donna è morta per ipotermia. Squadra di governo raggiunto un accordo di massima domani, l'insediamento della nuova assemblea regionale. Esercitazione congiunta per il recupero di dispersi e feriti coordinata dall'aeronautica militare, base operativa l'aeroporto di Bocca di Falco di Palermo. Carti arriva a Palermo, la campagna itinerante promossa da AIL che offre percorsi informativi e favorisce il confronto tra pazienti, specialisti e istituzioni. Saranno provenienti da oltre 20 diverse nazioni di tutto il mondo, dal Giappone agli USA, partecipanti alla prima corsa di ciclopi. Bentrovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 9 novembre. Come avete sentito dai titoli, sono sbarcati ieri sera i migranti dalle due navi delle ONG ancorate nel porto di Catania. Le persone sono state trasferite in un impianto sportivo di proprietà del comune. Prima notte senza migranti a bordo per le due navi di ONG ormeggiate rispettivamente da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania. Tutte le persone che erano rimaste a bordo sono state fatte sbarcare ieri sera e portate in un impianto sportivo di proprietà del comune, il Palaspedini. Dopo un giorno di riposo e il tempo di fare rifornimento, si ritornerà in mare a salvare vite umane, nonostante il decreto ministeriale sulle ONG, perché, ha spiegato il capo missione, non ci possiamo fermare. Decaduto per cessato motivo del contendere intanto il ricorso al Tribunale Civile di Catania, i legali delle ONG stanno ancora valutando se presentarlo invece al TAR del Lazio. La CGIL Sicilia invece ha annunciato che non si terrà il presidio di protesta Facciamoli Scendere, che era stato annunciato per le 17 di oggi nel porto di Catania a sostegno delle due navi ONG. La comunità di Sant'Egidio esprime gioia per l'avvenuta accoglienza degli ospiti, ha prevalso il buonsenso superando il criterio di selettività sperimentato a Catania e permettendo finalmente l'abbraccio tra chi accoglie e chi ha accolto. Siamo sinceramente contenti e grati per la reazione di tanti cittadini catanesi che in questi giorni si sono riversati al porto a presidiare e inneggiare all'accoglienza. Studenti, associazioni, il vescovo Renna e l'imam di Catania, parlamentari, singoli cittadini, persino bambini. Catania si conferma città umana e solidale. Intanto una giovane migrante è morta al poliambulatorio di Lampedusa per probabile ipotermia. La donna era su un'imbarcazione soccorsa durante la notte da una motovedetta della Guardia di Finanza. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi al momento a carico di ignoti è quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Parliamo di politica regionale. Squadra di governo raggiunto un accordo di massima. Prendere il posto di Gianfranco Miccica alla presidenza dell'ARS dovrebbe essere Gaetano Galbagno di Fratelli d'Italia. Intanto domani l'insediamento della nuova assemblea regionale. Domani si insedierà l'assemblea regionale siciliana e comincia a prendere forma anche la squadra di governo. Intanto la coalizione di centrodestra ha deciso il successore alla presidenza dell'ARS. A prendere il posto di Gianfranco Miccichè dovrebbe essere Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia, 37 anni, ha ottenuto circa 14.000 voti nella scorsa legislatura, ha lavorato nell'ufficio di presidenza. Per l'assessorato alla sanità dovrebbe arrivare un tecnico che il governatore Schifani ha individuato in Giovanna Volo, già direttore sanitario dell'ospedale civico e della SPSA di Palermo, quindi con una grande conoscenza della macchina sanitaria siciliana. Definita la presidenza dell'ARS e dell'assessorato alla sanità, saranno quattro le poltrone che andranno a Fratelli d'Italia. Tre gli assessorati per Forza Italia, compreso il tecnico della sanità, due ciascuno per Lega e DC Nuova, uno per Autonomisti e Popolari. Per Fratelli d'Italia, Alessandra Di Co dovrebbe prendere le infrastrutture con i trasporti, Giorgio Assenza le attività produttive, Amata istruzione e formazione professionale e Giussi Savarino il territorio ambiente.
Per Forza Italia, oltre alla sanità, a Marco Falcone la delega all'economia, ad Edita Maio quella al turismo. La Lega è pronta a designare Luca Sammartino all'agricoltura, oltre a Vincenzo Figuccia che come 5 anni fa torna a chiedere l'assessorato alla famiglia. Roberto Di Mauro potrebbe andare all'energia e Nuccia Albano, cuffariana, alle attività produttive. Il presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglioni, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per via dell'elezione a deputato all'Assemblea regionale siciliana. Il presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per via della recente elezione a deputato all'Assemblea regionale siciliana. Il neoparlamentare regionale ha ufficializzato le proprie dimissioni da presidente del Civico Consesso nel corso di un breve incontro nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti con dirigenti e impiegati comunali e consiglieri Anastasi e San Giorgio in vista dell'insediamento tra i componenti dell'ARS di domani. Lascio questo ruolo con grande commozione perché guidare il Senato cittadino per oltre 4 anni è stata un'esperienza tanto impegnativa quanto indimenticabile. Mi sento di ringraziare tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione che hanno collaborato per una gestione dell'Assemblea cittadina improntata alla serietà e all'imparzialità, in un rapporto di leale collaborazione con la Giunta, il Sindaco, gli assessori e da ultimo il Commissario straordinario. Durante la gestione della presidenza del Consiglio Comunale di Giuseppe Castiglione, dall'agosto 2018 a ottobre 2022, risultano 187 le delibere adottate dall'Aula. Il presidente dimissionario, secondo i dati diffusi dagli uffici preposti, ha partecipato a 210 delle 214 sedute convocate, registrando il 98% delle presenze, una percentuale che lo colloca ai primissimi posti nella graduatoria dei consiglieri più presenti ai lavori consigliari. Sono stati anni di straordinaria importanza per la vita del Comune e della città di Catania, ha spiegato Castiglione, in cui abbiamo adottato provvedimenti che non esito a definire di portata storica. Inoltre ha reso noto che subito dopo l'elezione del nuovo presidente dell'Assemblea cittadina lascerà anche l'incarico di consigliere comunale. Cambiamo argomento. In volo da Palermo a Riga per dare speranza ad un uomo siciliano. È arrivato dalla Lettonia l'organo che ha dato una nuova possibilità di vita ad un paziente di 50 anni in insufficienza epatica terminale. L'intervento è stato reso possibile grazie alla macchina organizzativa messa in moto dall'ISMET di Palermo, dall'utilizzo di tecniche all'avanguardia e soprattutto dal circuito di collaborazione nazionale ed europea. Un trapianto di fegato particolare perché il fegato prelevato apparteneva ad un donatore e, ricoverato in Lettonia e quindi un fatto non usuale, un fatto che non è una consuetudine far volare un team di chirurghi prelevatori in un paese così distante dal centro trapianti, in questo caso il centro trapianti di Palermo, una distanza di circa 2500 km con un volo aereo di circa 4 ore all'interno del circuito Eurotransplant con l'ausilio del Centro Nazionale dei Trapianti ma soprattutto con l'organizzazione dell'ISMET si è riuscito a mandare questo team in Lettonia a prelevare il fegato, farlo rientrare e quando ovviamente il fegato è arrivato in ospedale erano già passate diverse ore dal momento in cui la circolazione del sangue viene interrotta all'interno del donatore e quindi per poter ottimizzare la funzione di questo organo prelevato è stato avviato un processo di ricondizionamento di quest'organo nella macchina di perfusione e dopo 5 ore di perfusione in macchina si è proceduto col trapianto che è andato molto bene, quindi siamo molto contenti per essere riusciti a trapiantare con successo un organo che veniva da un'area molto lontana e quindi aumentare ancora di più il bacino di questi donatori e ridurre quindi il rischio che pazienti in lista non riescano a essere trapiantati. Questo è l'aspetto, più importante di questo trapianto.
Caro energia e infrastrutture sono stati i temi centrali dell'esecutivo provinciale della CISL di Messina. Il segretario generale Antonino Alibrandi ha sottolineato come sia urgente un provvedimento a sostegno delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese. Una situazione che ci fa fortemente preoccupare ovviamente per le imprese, ma non soltanto, anche per le famiglie, per gli anziani, per i pensionati che con le piccole pensioni che si ritrovano ad avere rischiano quest'inverno di morire dal freddo. Ovviamente dico, oggi si riunisce il gruppo dirigente territoriale di Messina che discuterà di questo tema ma anche delle altre questioni, soprattutto quelle legate al territorio, allo sviluppo del territorio e quindi qui alle questioni infrastrutturali ma soprattutto alle azioni da intraprendere con l'insediamento del nuovo governo. Il nuovo governo con il ministro Salvini incontrerà il presidente della regione Sicilia Schifani e il presidente della regione Calabria Occhiuto. Sul tavolo c'è la discussione del ponte sullo stretto. Ci auguriamo che questa discussione possa essere l'ultima e quella che fa partire i lavori della realizzazione del ponte. Noi siamo molto fiduciosi su questo incontro anche perché i presupposti per la realizzazione di questa grande opera infrastrutturale ci sono tutti, quindi riteniamo strategico questo incontro e ci auguriamo sia che il governatore sia siciliano che calabrese possano chiudere definitivamente questa partita con l'avvio dei lavori che potrebbero andare alla realizzazione di questa grande opera che riteniamo strategica da sempre. Noi come siamo stati sempre a favore del ponte e crediamo ancora oggi che sia una delle infrastrutture europee, collegamento del corridoio Berlino-Palermo, che possa dare rilancio a tutto il territorio siciliano e non soltanto. Segretario, è un momento delicato per le famiglie, per gli anziani, per i lavoratori, il caro energia, il caro bollette rischia di incidere da qui a Natale anche sul futuro di tante imprese. Assolutamente sì, noi stiamo spingendo sia a livello nazionale che a livello regionale, abbiamo messo in campo già delle iniziative e delle pressioni rispetto a questo, perché questo è il tema che bisogna affrontare da subito. Sappiamo che già il governo nazionale ha dichiarato di mettere in campo risorse importanti su questo, ci sarà un confronto anche con le parti sociali, bisogna dare immediatamente in questa fase di grande difficoltà una risposta importante e forte legata proprio a questo tema, sostenere subito famiglie, imprese, pensionati. Noi pensiamo che oltre a questo anche il governo regionale debba fare una ricognizione dei fondi per sostenere tutto questo. Abbiamo proposto un'immediata attivazione di un tavolo di crisi con gli assessorati competenti per affrontare il tema fino in fondo. Noi da tempo abbiamo presentato le nostre proposte spingendo sul tema delle infrastrutture. Il tema delle infrastrutture è un tema determinante per quest'isola e per ricongiungere quest'isola al paese. Esercitazione congiunta per il recupero di dispersi e feriti coordinata dall'Aeronautica Militare. La base operativa, l'aeroporto di Bocca di Falco di Palermo. L'attività addestrativa ha visto il coinvolgimento del Servizio Regionale Sicilia, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Protezione Civile. Vediamo. Secondo e ultimo giorno di esercitazioni congiunte all'aeroporto Bocca di Falco di Palermo, un'iniziativa per testare la risposta operativa in caso di un incidente in volo di un mezzo militare o di un disperso in territorio impervio. Le operazioni delle simulazioni di soccorso, coordinate dall'Aeronautica Militare, hanno visto l'impiego del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, della Protezione Civile, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, ciascuno con le sue specializzazioni. A proposito del soccorso alpino e speleologico, sono da sottolineare i numerosi interventi che le unità del corpo hanno eseguito durante gli scorsi mesi per il recupero di turisti dispersi e a volte feriti durante le loro escursioni. Questa esercitazione sta simulando un intervento dei vari assetti elicotteristici e di terra che abbiamo a disposizione in caso appunto di un evento reale. Quindi io, in qualità di capo ufficio RCC, sono il direttore di questa SATER, quindi soccorso aereo terrestre, dove abbiamo il coordinamento degli elicotteri, delle forze armate, in questo caso specifico abbiamo aeronautica, esercito e carabinieri, più elicotteri di polizia e guardia di finanza, che in maniera coordinata impiegano le squadre del soccorso alpino per attività di ricerca e soccorso di dispersi.
Questo è il secondo giorno, ieri abbiamo fatto sia attività diurna che notturna. Stiamo simulando l'intervento su un incidente di un elicottero militare. Stiamo lavorando nell'intorno della zona della Ficuzza, quindi è territorio impervio dove è assolutamente necessario il supporto del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, che tramite appunto le loro competenze e attrezzature ci permette di andare a lavorare in queste zone così complesse. Il compito del soccorso alpino è quello di coordinarsi con l'aeronautica, in questo caso per la ricerca a terra, quindi noi forniamo il personale e tutto quello che serve per la ricerca a terra di persone scomparse o disperse. Diamo un supporto all'aeronautica, in questo caso anche per la ricerca di velivoli scomparsi e quindi il coordinamento di tutte le forze e interforze che operano a terra. Avete anche delle unità cinofile? Sì, il soccorso alpino è dotato anche di unità cinofile che sono anche elisbarcate, quindi caricate anche sugli elicotteri e elisbarcate per la ricerca di, in questo caso, di dispersi in superficie. Ogni unità cinofila ha una specialità, in questo caso utilizziamo unità cinofile di ricerca disperso in superficie. Qual è il vostro consiglio per effettuare un'escursione in sicurezza? Sicuramente vedere quali sono le condimeteo, studiare il percorso e cercare di utilizzare un'attrezzatura adeguata alle condimeteo, portarsi sempre un po' d'acqua e saper utilizzare anche un GPS o il telefono in maniera tale da poter leggere dalla propria posizione e poterla comunicare anche in caso di incidente. CAR-T, un viaggio intorno alla grande innovazione che sta cambiando il trattamento dei tumori. Arriva a Palermo la campagna itinerante promossa da AIL che offre percorsi informativi e favorisce il confronto tra pazienti, specialisti ed istituzioni. Stamattina la conferenza a Villa Amalfitano a Palermo. Offrire percorsi informativi a pazienti ematologici e familiari e favorire il confronto tra pazienti, specialisti e istituzioni sono gli obiettivi di CAR-T, destinazione futuro. Arriva a Palermo la campagna itinerante online promossa da AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Un vero e proprio viaggio nel futuro della lotta ai tumori che fa leva su una landing page dedicata sul sito AIL con la mappa aggiornata dei centri autorizzati alla somministrazione delle CAR-T, eventi organizzati nei capoluoghi di regioni che ospitano i centri abilitati e un video racconto orale che narra il percorso di scoperta delle CAR-T dalle prime istituzioni alla pratica clinica. Una campagna in progress che proseguirà per il resto del 2022 e sarà aggiornata in relazione alle continue novità che arrivano dal fronte della ricerca, delle autorizzazioni dell'AIFA e dalle esperienze cliniche. Due i centri sul territorio di alto profilo e competenza con elevati standard di qualità e sicurezza autorizzati alla somministrazione delle CAR-T. Sono l'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo e l'ospedale La Maddalena sempre a Palermo. No, appunto qui a Palermo oggi è possibile usufruire della terapia delle CAR-T, una terapia assolutamente rivoluzionaria che è praticabile in Italia da 3-4 anni e che sta dando dei risultati straordinari, cioè terapie, patologie per le quali fino a ieri i medici purtroppo non potevano fare altro che allargare le braccia, oggi vengono trattate con questa terapia. È una terapia cellulare, queste cellule vengono preraccolte dal paziente e poi devono andare incontro a un processo di ingegnerizzazione biologica per inserire proprio all'interno di queste cellule il famoso CAR-T, quello che le fa diventare linfociti CAR-T. Parliamo ancora di salute, ECG ed ecocardiografia negli Open Day dell'ASPE di Palermo da oggi a Misilmeri, oltre a screening oncologici e vaccinazioni, anche la prevenzione cardiovascolare. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto nell'area artigianale.
La presenza nelle nostre piazze di un numero sempre più ampio di specialisti che si occupano anche di patologie e anche di attività di prevenzione, in attività diverse da quelle che sono gli screening tradizionalmente riconosciuti, vuole essere un incipit importante per radicare nella convinzione della gente che l'attività di prevenzione è importante, è fondamentale, è un atto di amore per se stessi ed è un atto di amore per i propri cari. Avvicinare alla cultura della prevenzione la nostra popolazione significa assicurarne un futuro più certo dal punto di vista dello stato di salute e questo penso che sia un obiettivo importante perché proprio sulla prevenzione che si gioca la nostra partita e la nostra capacità di essere aderenti ai bisogni reali delle persone. Noi abbiamo in questo momento alcune specialità, ma tenderemo sempre di più ad allargarne i contenuti. Da qui a breve, grazie anche ad una donazione che abbiamo ricevuto recentemente per un premio che ci è stato riconosciuto proprio per questa attività di prossimità che svolgiamo, potremo portare anche un'attività specialistica di oculistica. Questa è una cosa alla quale aspiriamo con convinzione perché pensiamo che anche la prevenzione, per esempio, del glaucoma debba essere presa in considerazione. La gente non deve avere barriere, deve potervi accedere con semplicità, con serenità, senza creare ostacoli o barriere che distraggono poi l'attenzione e la concentrazione su questo genere di attività. Giornata mondiale del diabete a Palazzo Comitini, sabato prossimo la fiera della tecnologia per la cura del diabete con screening gratuiti per adulti e bambini. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 per sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sul diabete, sulla sua prevenzione e gestione, la Società Italiana Metabolismo Diabete e Obesità organizza per sabato 12 novembre, nello storico Palazzo Comitini di Via Macheda a Palermo, la prima fiera della tecnologia applicata alla cura del diabete. Presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalle, i dirigenti generali della Sanità, Mario La Rocca e Daniela Faraoni, il presidente di SIMDO, Vincenzo Provenzano. Ingresso libero e screening gratuiti. Dalle 9.30 alle 18 associazioni di categorie, soprattutto pazienti, adulti e bambini, potranno fare uno screening gratuito e informarsi sulle tecnologie più moderne, interagendo con gli esperti sulla gestione della propria patologia. Tra le tecnologie che saranno illustrate, gli holter glicemici da applicare anche a donne gravide e soggetti con ipoglicemia e l'automonitoraggio glicemico. A 100 volontari inoltre sarà installato l'holter per il monitoraggio continuo della glicemia. I pazienti saranno registrati a riceveranno un'intervista clinica, il controllo dell'emoglobina glicata, un colloquio integrato con lo specialista diabetologo, dietologo e psicologo. A seguire, fino alle 18, le aziende esporranno le loro soluzioni tecnologiche per la cura del diabete. Si terrà anche una tavola rotonda sul tema la qualità di vita della persona con diabete, dal controllo della propria condizione alla situazione glicemica in tempo reale. Domenica prossima l'attrice Pamela Villoresi riceverà il Paladino d'Oro alla carriera durante la serata di premiazione della 42esima edizione dello Sport Film Festival che si terrà al Teatro Politiama di Palermo. Sarà la nota attrice Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo, a ricevere il Paladino d'Oro alla carriera per la 42esima edizione dello Sport Film Festival. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 13 novembre alle ore 21 al Teatro Politeama di Palermo. Pamela Villoresi inizia a recitare a 15 anni e da 50 anni è protagonista a teatro, al cinema e in TV. È stata diretta tra gli altri da Giorgio Strehler, i fratelli Taviani, Paolo Sorrentino, Marco Ferrero e prossimamente da Irina Brooke. Ama lo sport come lo yoga, il nuoto e il canottaggio. Sono molto felice di ricevere questo premio, il Paladino d'Oro, proprio allo Sport Film Festival perché
diciamo che allo sport ho dedicato qualche piccola parte della mia carriera, qualche episodio, lo spettacolo su Fausto Coppi dove pedalavo su uno spinning per un'ora, interpretavo sua sorella che lo ha praticamente cresciuto, quest'estate su Zoff per i suoi 80 anni con un'orchestra meravigliosa, le musiche di Christian Carrara, poi al Festival di Napoli avevo fatto anche la storia di una nuotatrice inglese e poi in televisione avevo interpretato un ruolo nello sceneggiato su Ribot, che era un cavallo, la storia di un cavallo e del suo fantino che era Charles Aznavour. E quindi diciamo che si uniscono per me due passioni, perché io sono una nuotatrice, una canottiera soprattutto, anzi adesso gareggio come master con i colori dell'Auria, quindi con i colori siciliani, l'Auria Mondello, e quindi interpretando, facendo ruoli, parlando di sport attraverso il mio lavoro, per me è una festa e una gioia, perché si uniscono appunto due passioni. Ma questo premio mi è particolarmente gradito perché anche casca in questa ricorrenza dei miei 50 anni di recitazione, di professione, di teatro, quindi grazie e ci vediamo domenica. Partita la 44esima edizione dell'Efebo d'Oro, tutta la settimana, proiezioni, meeting e convegni ai cantieri culturali alla ZISA di Palermo. Efebo d'Oro, nuovi linguaggi a Tizza Covi e Rainer Frimmel, premiati durante la cerimonia di apertura del festival. Partita la 44esima edizione dell'Efebo d'Oro, il festival internazionale di cinema e narrativa che si sta svolgendo a Palermo questa settimana e terminerà sabato 12 novembre. Una settimana ricca di incontri, meeting, proiezioni ai cantieri culturali alla ZISA di Palermo. 44esima edizione dell'Efebo d'Oro, ci sono una ventina abbondanti di film che saranno proiettati durante questa settimana, 12 in concorso in due sezioni, poi ci sono le sezioni dedicate ai premi ai nuovi linguaggi e alla carriera, che rispettivamente sono Tizza Covi, Rainer Frimmel e Silvio Soldini come premio alla carriera, poi ci sono delle proiezioni speciali, insomma una settimana molto ricca di eventi. Per l'inaugurazione del festival presente anche l'assessore comunale alla cultura Giampiero Cannella. Palermo è una città che offre mille spunti ed eventi come questi sono fondamentali per valorizzare certamente il territorio, luoghi come i cantieri culturali che sono un luogo di elaborazione ma anche di promozione di tutte le attività culturali e il cinema sperimentale, tutte le declinazioni dell'arte cinematografica va certamente comunicata con grande attenzione in un contesto di un rilancio culturale che questa amministrazione ha come priorità. A Tizza Covi e Rainer Frimmel, rigorosi autori di cinema documentario, è stato assegnato il premio Efebo d'Oro Nuovi Linguaggi Città di Palermo. Durante il festival saranno proiettati alcuni dei loro lavori più significativi. Per la loro premiazione è stato proiettato Vera, film semi-biografico sull'attrice italiana Vera Gemma. Il film, presentato nella sezione Orizzonti dell'ultima Biennale di Venezia, è stato insignito del premio per miglior regia e di quello per miglior attrice. Beh, è un grandissimo onore perché noi come artisti dipendiamo anche in un certo senso di un onore del genere, perché utilizziamo il nostro linguaggio cinematografico, e poi trovare festival e gente che vede questo nostro lavoro, lo apprezza, è un grandissimo onore. Sì, anch'io devo dire che è un grandissimo onore, perché anche ho visto che uno dei più grandi personaggi del cinema italiano ha vinto questo premio, come Alberto Sordi. E avere un premio come lui è grandissimo. È andata ben oltre le aspettative. Il primo contest indetto dal comune di Gioraci Siculo per promuovere uno dei luoghi più apprezzati dai turisti. Si tratta infatti del Salto della Ventimiglia. Tantissimi i partecipanti che si sono recati sul posto per scattare un selfie e partecipare al concorso che metteva in palio pernottamenti, cene, aperitivi offerti dalle strutture ricettive del borgo Madonita. Vediamo.
Sicuramente è stata una scelta azzeccata sia per il gran numero di partecipanti al contest fotografico ed è stata un'occasione per promuovere il nostro borgo e le attività produttive, le attività di ristorazione, le imprese ricettive che hanno dato la loro disponibilità immediata a partecipare. Le bellezze dei nostri borghi non sono soltanto ambiente, non sono soltanto beni culturali, sono anche persone, persone disponibili, persone disposte ad accogliere. Ecco, abbiamo voluto promuovere questo contest proprio per far emergere l'aspetto principale che del nostro borgo, che è quello dell'accoglienza. Già stamattina per la premiazione tutti i concorrenti sono presenti, sono venuti da diverse parti della Sicilia. Ho deciso di partecipare a questo contest perché ho visto che è stato sponsorizzato anche da Teresa Magnino, una comica che io seguo già da tanto tempo e sono super affezionata a lei per come fa televisione e tutto. E ho visto come ha spiegato questo posto e mi sono davvero innamorata e sono venuta qua per visitarlo e anche a partecipare al contest e ho visto che è un posto molto accogliente. La foto ha ricevuto sui 100.000 like e 1 milione di follower. Penso proprio che Instagram è una piattaforma adatta per promuovere questi piccoli borghi, infatti ha avuto una grande risonanza e devo dire che la signorina Giulia ci ha aiutato tanto a farci conoscere. Quindi il minimo che possiamo fare è di accogliere chi vorrà venire a visitare il nostro borgo e lo faremo nel migliore dei modi con il nostro spirito di accoglienza che ci contraddistingue ovviamente. Parlando con le ragazze che ci hanno raccontato della storia di Geraci, ci hanno parlato anche della presenza del contest, allora abbiamo deciso di partecipare. Sui social ho visto delle foto su questo borgo e ho deciso di portare anche i miei genitori per fare una gita. Dopo aver scattato le foto, una ragazza proprio qui accanto ci ha comunicato questa cosa del contest. Anche se ormai erano i primi di settembre, ho deciso di partecipare lo stesso e comunque è stata una bella esperienza. Sport saranno provenienti da oltre 20 diverse nazioni di tutto il mondo, dal Giappone agli USA, passando ovviamente per i tanti paesi europei. Sono i partecipanti alla prima corsa di ciclopi, la gara di oltre 500 km da percorrere a piedi entro 7 giorni, dal mare di Cefalù all'Etna, attraverso 5 fra parchi e riserve naturali, 8 fra i borghi più belli d'Italia, con un dislivello di oltre 20.000 metri. La corsa di ciclopi è la prima endurance trail del meridione d'Italia. È una corsa molto lunga, intorno ai 500 km, con 20.000 metri e più di dislivello, che percorre tutto l'ambiente nord-orientale della Sicilia, con partenza e arrivo a Cefalù e passando tra le montagne, il mare, 4 parchi regionali delle Madonie, dei Nebrodi, dell'Etna e dell'Alcantara, 8 dei borghi più belli d'Italia, insomma un panorama generale di quello che la nostra terra può offrire e che quindi alletta atleti provenienti da tutto il mondo per partecipare a un evento sportivo di primo livello, ma anche per godere delle bellezze della nostra terra. Non ci sono altre notizie, grazie per averci seguito anche oggi, appuntamento alla seconda edizione di Media News.